Ciao a tutti e bentornati. Oggi prepariamo insieme un buonissimo primo, ovvero un risotto ai funghi. Vediamo quindi gli ingredienti che ci occorrono. Gli ingredienti che ci occorrono per il nostro risotto ai funghi sono 3 pugnetti di risotto, meglio se carnaroli e meno, io utilizzo sempre quello, a testa, a persona, dell'olio e della cipolla per il soffritto, un pochino di burro per il soffritto e poi per mantecare il nostro risotto, una bella spolverata di grana che servirà sempre a mantecare il riso, 1 litro di brodo di carne o vegetale e dei funghi. Io ho utilizzato quelli secchi che ho lasciato ammorbidire per bene in acqua tiepida per 1 ora e mezza. Per prima cosa mettiamo in acqua tiepida i nostri funghi secchi ad ammorbidirsi, li lasciamo per 1 oretta. Tritiamo i nostri funghi più o meno grandi e andiamo ad aggiungerli al soffritto di burro e cipolla e li lasciamo cuocere per qualche minuto, per 5 minuti circa. Mettiamo a soffriggere lo scalogno insieme a 30 g di burro circa. Aggiungiamo quindi il nostro riso e lo lasciamo tostare per qualche minuto mescolando con un cucchiaio di legno. Quando il riso si è ben tostato, cioè diventerà trasparente ai bordi e rimarrà bianco al centro, sfumiamo aggiungendo un bel bicchiere di vino bianco e lasciamo che appunto il vino evapori. Mescoliamo ancora un poco nel nostro cucchiaio e lasciamo evaporare per bene il nostro vino bianco. Quando il riso comincia ad attaccare, aggiungiamo pian piano un mestolo di brodo alla volta fino a ricoprire tutta la superficie del nostro riso. Quando il brodo sarà evaporato, ne aggiungiamo dell'altro fino ad esaurire il litro che abbiamo messo da parte. Quando il nostro risotto è quasi pronto, ci aggiungiamo i nostri funghi. Ultimiamo quindi la loro cottura continuando per bene a mescolare. Mantechiamo infine con una bella grattugiata di grana, mescolando bene il tutto, e una noce di burro. Ed ecco il nostro buonissimo risotto ai funghi. Io non ho messo lo zafferano, ma potete benissimo aggiungerlo alla ricetta. È delizioso. Provare per credere. Noi come al solito ci vediamo nella prossima videoricetta.